sempre grande la sorpresa, non perderti questa festa. Ma c'è una pagina in bianco che dobbiamo scrivere noi. Non c'è un giorno come un altro, un giorno nuovo oggi vivrai. E viva le illusioni, abbasso le discussioni, prendiamoci per la mano. Pronto? Ha attaccato. Chi era, Selina? Chi era e di quale segreto parlava? Selina, rispondimi, chi era? Sta calmo. Va bene, rispondi allora. Erano gli antiseparatisti. E chiamano te? Sì, ma non te l'ho detto perché non volevo che ti preoccupassi e... perché me l'hai nascosto? Calma, calma, ti prego. Ti ricordi l'episodio dell'incidente del bicchiere che sì, che era... lo ricordo. Mi avevano già informata chiamandomi al cellulare. Ma perché non mi hai detto niente? Beh, non gli ho dato importanza, non credevo fossero capaci, ho pensato che fosse uno scherzo. Invece è molto importante. E adesso mi minacciano di rivelare a te che io sapevo tutto del loro piano, capisci? No, non posso crederci. Dobbiamo avvisare le autorità, adottare sì, delle misure di sicurezza, sì, è fondamentale. Lo so. E allora muoviti, perché non è una cosa da niente. Non agitarti, non te l'ho detto prima per evitare questo. Che gli prende? Ho avuto un'altra telefonata e mi ha quasi scoperta, Victor. Questo è il resoconto telefonico con la chiamata che hai ricevuto. Risulta che è stata effettuata da una casa di cura. L'infermiera. Dammi il cellulare. No, ho chiamato io. La casa di cura non c'è, non esiste. Dammi solo un paio di giorni e cercherò di informarmi. Ma nel frattempo Tomas potrebbe scoprire tutto, non lo capisci questo? Tu che mi dici? Com'è andata con Inì? Niente, mi ha piantato in asso. Ti ha piantato? Si è concesso il lusso di piantarti in asso. Con tutte le donne che potresti avere, lei ti ha... No, ma Nini non è come le altre. Per me è speciale, ma lei per favore, basta, non fare la parte dell'innamorato. Signorina Selina, mi scusi, è molto importante. Sono appena arrivati i questionari per tutti i residenti. E a me. Ora vado a riposare, Buonanotte. Buonanotte, con permesso. Me ne vado anch'io. Devo preparare la famosa sfilata. Mi trovi nel mio ufficio, intesi? Cos'è? Cara Nini, ti scrivo per dirti che mi piaci molto e credo che anch'io ti piaccia. Angelo. Oh, come si fa? Adesso il mio fratellino ha un rivale incomparabile. Selina Martine Pass vuole prendere Tomas Parker come suo legittimo sposo? Sì, lo voglio. Se qualcuno dei presenti è contrario a questa unione, che parli adesso o taccia per sempre. Io mi oppongo. Come ti permetti? Ti opponi, inutile insetto. Perché non dovrei farlo, Nini? Perché con lei non puoi essere felice. Selina non ti merita, ambasciatore. Ah no, e chi dovrebbe sposare, signor ambasciatore? Me. Merita me, io saprò amarlo, mi prenderò cura di lui. E noi saremo una famiglia felice con i suoi figli. Ma lo senti, Tomas? È la cosa più ridicola che abbia mai sentito in vita mia. Te ne vuoi andare? Ti vuoi togliere dai piedi? No, non me ne andrò. Diglielo, dille che mi ami, che sono una donna della tua vita. La donna della mia... Tu saresti la donna della mia vita! Tu? No, basta! Nini, che ti succede? Stavi sognando? Sì, stavo sognando. Ho avuto un incubo. Ho sognato quello che desidero tanto, ma non accade mai. Hai la pessima tendenza ad abbatterti. No, non è una tendenza, è la verità. Mi va tutto storto, sono sfortunata. Non sono spiritosa, ho un aspetto orribile. Sei molto carina, invece. Sei una ragazza dolce, Sì, so di essere dolce, ma non interessa a nessuno. Agli uomini non importa affatto. E chi te l'ha detto? Lo dico io, è chiaro, nonno. Perché nessuno mi fa la corte? Oh, sì che te la fanno. Non mi guardano neanche. Allora non stai parlando degli uomini, ma di uno in particolare. E se quest'uomo non crede che tu sia speciale per lui, forse è perché ha come un velo sul cuore. O forse ama un'altra. O non ti ha ancora notata. I veli non restano per sempre.
spariscono. E quando spariscono? Beh, quando non ti dai per vinta, quando lotti per i tuoi sentimenti e insisti nel farlo. Questa è la chiave, come è successo a me. Con la nonna? No, con il calcio. Eh sì, la mia squadra era forte, tutti bravi giocatori, certo, ma avevano un difetto. Quando arrivavano davanti alla porta, tiravano sempre fuori, sbagliavano. Io mi innervosivo, era assurdo. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Mi sono allenato, allenato e allenato. E poi cosa ho fatto? Gol. Gol. Sì, tesoro, proprio così. Un velo sul cuore non è per sempre. I veli sul cuore spariscono. Ma solo se insegui il gol. Mi è piaciuto come hai difeso le tue idee. Questo è il modo per realizzare dei progetti, la propria vita. Bravo! Sì, ora devo impegnarmi con gli altri. Voglio che sia perfetto. Bene, così mi piaci, Martin. È giusto che tu e i tuoi amici vi organizziate sul vostro progetto. Siete forti. Già. Io posso conoscerli prima? I tuoi amici? Sì, certo. Domani li inviterò all'ambasciata. Bravo, magnifico. Oh, dimenticavo che... Che cosa? No, no, meglio di no. Non che ti cosa? Piacerebbe? Parla, Martin, che cosa? Va bene, come vuoi. Domani mattina giochiamo una partita di calcetto e siccome ci manca un giocatore, se tu volessi per caso... Ah. Ma no, magari qualcun altro. Aspetta, aspetta, aspetta. Qualcuno dell'ambasciata. Aspetta, non solo io ci verrò, ma metterò su una squadra fortissima e daremo una bella lezione a voi mocciosi che non dimenticherete per molto tempo, ci stai? Dai, tu sei troppo vecchio per giocare contro di noi. Ma guarda che non sono vecchio, sono in forma smagliante. Allora, fare fatto, domani... Partita di calcio, eh? Tra uomini. Certo. E vinca il migliore. Sì. E lo tolgo io quel sorriso. Un altro giro. Ma così non vale. Joe, spegni la musica, sta dormendo. Spegni. No, scusa. Guarda che angioletto. Come stai? Molto bene. Molto bene? E a che si deve tanta felicità? Sono contenta per le scelte di Martina all'ambasciata. Che dolce, sai, mi piace che voglia portare avanti quel progetto, davvero. Beh, a letto, è tardi. Sì, vado, sì, sì. Buonanotte, piccola, a domani. Buonanotte, papà. Buonanotte anche a te. Che fate vestiti così? Abbiamo la partita di calcetto, gli diamo una lezione. Ti aspetto fuori, Thomas. Ho detto anche a Victor di venire. Mi non ha detto credo che verrà alla partita. Lui mi ha detto di sì, prima deve finire un lavoro, ma poi ci raggiunge. È il caso di perdere tempo a giocare, visti gli impegni in ambasciata, Thomas? Selina, voglio avvicinarmi a Martin, è l'occasione giusta. Va bene, ma serve una partita di calcio per farlo? Sì, sì, è necessaria. Ci vediamo più tardi, ciao. Secondo me Nicolas è scarso. Oh no, si sbaglia di grosso. Sono un giocatore eccezionale, un cannoniere. E dove giochi? In attacco? In attacco, in difesa, non importa. Se gioco io non c'è partita. Peccato che siamo al completo, altrimenti lo avremmo preso con noi. Già. Va bene, alla prossima ragazzi. Ok, alla prossima. No, non posso crederci. Victor mi ha scritto che farà tardi e che non viene. Cosa? Quindi ci manca un giocatore? Ah, sarà la paura, ci date la vittoria a tavolino? Vacci piano, insolente. Noi non ci ritiriamo, giusto? Mai e poi mai. Mai e poi mai. Ben detto, signore. Vi batteremmo con la squadra al completo, figuriamoci ora che vi manca un giocatore. Già. Va. Che problema c'è? Il sostituto ce l'abbiamo. È Nicolas. Io. Forza ragazzo, dai, cambiati, svelto, dai. Sì, signore, devo dirle una cosa. Allora, io ho un forte dolore alla gamba e ieri mentre premevo sull'acceleratore a un certo punto ho sentito... Che significa? Vuoi che rinunciamo tutti? Hai paura, no, no. No, e inoltre mi hanno appena operato i tre pezzi e non me la sento. Non posso. Mi sembra il campione che diceva di essere. Sai una cosa? Lo sai perché non c'è Victor? No. È rimasto all'ambasciata vicino a Nini, come se lavorasse solo per lui. Aveva senti, pensiamo a giocare, dai, ci rilassiamo e vinciamo. Ah, forza, sì, hai ragione, andiamo, forza. Vai, Cicchi! Sì. Dai, dai, cambiati, vai. Nicolas. Sì, ehi, va bene. Non facciamo brutte figure. No, chiaro? Per carità, non tieni. Voglio. Grazie. Ma che fai? È per i muscoli, serve a scaldare i muscoli. Io pensavo che fosse per pensavo fosse su, fosse guarda, una fammi cosa passare. Per... Allora, vuoi cambiarti adesso? Che c'è? Non hai pantaloncini? Sì. Dai, dai, prendi quelli, forza, no. Svelto, non scherzare, su. No, grazie, io preferisco giocare vestito così. Vestiti subito, fai in fretta, andiamo. Smettila. Ehi, Martin. Che c'è? Pensavo a quello che voglio fare all'ambasciata.
E pensavo che forse ci vorrebbe un'idea per imparare un mestiere, no? Lo sai, Juan. Mi piacerebbe scoprire che sei cambiato. Ho capito. Dovevo aspettarmi che non ti fidassi. Guarda che non si tratta di questo. E di che si tratta? Mi è piaciuta l'idea dello studio, dei laboratori. E allora perché non puoi fidarti di me? Certo che posso. Sarebbe un sì o un no? È un vedremo. Adesso concentriamoci sulla partita. Dobbiamo infliggere una batosta a Thomas, eh? Giusto. Alla grande, dai. Nicolas, Nicolas, puoi cambiarti per favore? Eh? Sì, mi sto cambiando. Veloce. Mi sto cambiando. Ah, ma cosa sei? Una lumaca? Prendi i guanti, giochi in porta. Lui in porta? Sì. Perfetto, gioco in porta, nessun problema. Muoviti, Nicolas, dai. Sì, ma preferisco andare alla toilette a cambiarmi, almeno posso utilizzare il batter. Sì, ma cambiati. Sì, capo. Scusa, Nicolas, come si è trovata ieri Nini al corso? Di cucina? Di... Sì. Molto bene, bene, benone, benissimo. Hanno cucinato delle patate squisite. Ah, le patate, è strano. Sì. Ma non le interessava un corso di sushi, scusa? Sì, infatti hanno usato delle patate raccolte in Giappone. Ecco, tieni i parastinchi. Va bene. I parastinchi, perfetto. No, non vanno sulle braccia, vanno sulle gambe. Non li hai mai usati? Ah, sono parastinchi, li maiali con patate. Vado a cambiarmi. Ah, ho calciato male. Martin, scusi, quanto dura la partita più o meno? Quanto giochiamo? Un'ora e mezzo? Sì. Alla grande. Già cominciamo? Cosa, la partita? Sì. Ehi, Nicolas, sai ballare? Cosa? Oh, povero me, no, perché devo ballare, no? Che fai qui, Nicolas? Ecco, dobbiamo cominciare. Sì, ti riscaldi un po' i muscoli? No. Allora fallo, se no rischi di strapparti. Prima una D'accordo. Gamba. Sì, sì. E poi l'altra. Ecco, così. Allora, si comincia, eh? D'accordo, sì. Gamba. Forza! Sei curiosa di sapere cosa c'è là dentro? Io, no, è una lettera di una fan per Nicolas. Mi avete stancata, Carmen. Basta con questo fan club dell'autista. Sì. Vuoi lavorare adesso? Sì, è per questo che ti paghiamo. Scusi. La posta per l'ambasciatore? Sì, eccola qui. Senta, io vorrei chiederle una cosa, signorina Selina, se non le dispiace. Secondo lei, l'ambasciata può fornirmi un cellulare come ha fatto con Nicolas? È il nostro autista, è diverso. Vedrò che cosa posso fare per te. Ah, grazie. Grazie lo stesso. Ambasciata dello Stato Monarchico di Santa Juliana, sono Carmen. Come posso aiutarla? Oh, Nicolas. Chiamo perché ho bisogno di un favore personale. Certo, Nicolas, che piacere. Personale, dici? Ecco, è per Nini, perché è molto occupata e non può venire al lavoro. Vuole che tu la sostituisca. Come? Proprio oggi che iniziano i preparativi per la sfilata. Siamo senza fiato. Esatto, proprio oggi. Dì a Victor che io arriverò più tardi, quindi che vada pure a riposarsi e che non si...